sono Vera Michelin Salomon, sono qui, sono membro dell'ANED da tanti anni e siccome sono, gli anni parlano anche dell'età, sono stata nominata l'anno scorso presidente onorario del consiglio, nell'ultimo consiglio, quindi ancora quest'anno, come del presidente onorario dell'associazione. Perché sono qui e perché sono nell'ANED e sono una deportata politica di, diciamo, di una minoranza delle deportazioni, perché sono stata deportata e condannata dal tribunale militare tedesco per avere fatto distribuito della propaganda antinazista e davanti alle scuole, appunto, davanti al liceo Cavour in particolare di Roma, dove allora vivevo e lavoravo anche. Questa mia deportazione è una deportazione di minoranza, perché sono stata deportata in un carcere duro, una Zuchthaus di Aichach, in Alta Baviera, condannata a 3 anni di carcere da scontarsi in Germania, questo fatto proprio già dopo l'8 settembre, quando poi io sono stata arrestata nel marzo del 1944, dopo pochi mesi Roma sarà stata liberata. Per cui in tutto, però, fra la parte fatta a Roma a Regina Coeli, prima via Tasso e poi a Regina Coeli, siamo partite alla fine di aprile, siamo arrivate, dico siamo perché eravamo un gruppo di donne, una decina circa da Regina Coeli, il resto erano degli uomini, sempre detenuti a Regina Coeli, ma che avessero avuto veramente un processo erano pochi. E siamo arrivate a Monaco di Baviera, poi a Dachau un giorno e una notte, anzi siamo arrivati di notte, siamo arrivati il giorno dopo, e avendo con noi, cioè non con noi ma viaggiavano con noi, i documenti del Tribunale Militare, siamo stati poi spostati, non siamo continuati a rimanere lì come altri del nostro trasporto, ma siamo andati verso la deportazione definitiva, che era appunto il carcere di questo Zuchthaus, che era in provincia vicino ad Augsburg, in Alta Baviera. Dopo Aichach, appunto, questo brevissimo soggiorno di indagini dell'SS, essenzialmente siamo state per un mese nel carcere di Monaco, prima di partire. Nel carcere di Monaco, che era un carcere che c'è tuttora, lo stesso dove sono morti anche, hanno fatto la prigionia e poi sono stati decapitati, i ragazzi della Rosa Bianca, la ragazza e anche il fratello. Siamo arrivati nella nostra destinazione finale, che era questo Zuchthaus, che è tuttora un campo, è rimasto un ergastolo, sarebbe nella traduzione, è un carcere duro fino alla liberazione, fino a quando sono arrivati gli americani a occupare la Germania, quindi verso la fine del mese di marzo, quindi d'aprile. Sono stata denunciata, l'arresto mio e di quelle persone che vivevano nella stessa casa, perché non sono stata sola nel momento dell'arresto, e pare che comunque la denuncia sia partita sul mio nome. Pare che una ragazza tedesca che frequentava il liceo, non so come, mi abbia denunciato un certo Scarpato. Questo Scarpato è uno dei pochissimi che è stato giustiziato a Roma quando, dopo poco, sono arrivati gli alleati, perché ne aveva fatti tutti i colori
era uno dell'Alto Adige e parlava perfettamente tedesco. Io gli avevo detto che era l'Alto Adige, mi ha detto su Tirolo sono, perché, perché ci teneva molto a, a essere considerato un di lingua tedesca. In quel carcere eravamo in 10 italiane. 10 italiane, fra cui c'era anche Elettra Pollastrini, che poi è diventata una deputata della Costituente e ha fatto parte dei 70 che hanno scritto la Costituzione. Era con noi, più anziana di noi, parlo di noi perché noi in realtà io sono partita con tutti quelli che vivevano in questa casa di via Buonarroti. Era la casa di una mia amica che poi è diventata mia cugina, che mi ospitava perché lavoravo a Roma ma i miei genitori erano a Milano e non avevo, ero stato un tempo a casa della giovane, poi fortunatamente stavo in questa casa dove non mi costava niente e soprattutto vivevo con amici. Sono queste amicizie che mi hanno anche portato a fare questa scelta di partecipare in qualche modo alla resistenza romana. Dico in qualche modo perché è stata una resistenza di propaganda non armata e fatta soprattutto, rivolta soprattutto alle scuole, e appunto è perché distribuivo dei volantini davanti a un liceo che sono stata riconosciuta e arrestata a casa. Però dietro questa mia denuncia sono state arrestate 5 persone, che una era la padrona di casa, questa mia cugina, che è morta di recente, a 100+ anni, e che era la più politicizzata, diciamo. E poi c'era mio cugino, che poi ha sposato questa amica, e Paolo Buffa, poi un altro che si chiamava Paolo Petrucci, e mio fratello era venuto giù, Cornelio, Michelin Salomon, era venuto giù da Milano perché aveva 18 anni e avrebbe dovuto presentarsi all'esercito di Salò, aveva già ricevuto la cartolina, quindi aveva deciso di partire pensando che forse gli alleati sarebbero arrivati prima, in realtà sono arrivati prima, però anche lui si è fatto un po' di mesi di prima via Tasso e poi via Miloscelli. È andata molto male per il nostro caro amico Paolo Petrucci, che è stato ucciso dalle forze alleative. Erano stati assolti perché tutto il gruppo aveva avuto la sentenza del Tribunale Militare, eravamo state condannate noi due donne proprio per questi volantini, anche perché mia cugina è arrivata con una borsa piena di manifesti e è finita in bocca naturalmente subito a questo scarpato che insieme a un altro SS era lì ad aspettare tutti quelli che entravano in casa. I tre maschi erano già in casa e quindi hanno pensato che tutti fossero coinvolti e hanno arrestato tutti. Il papà di questa mia amica è stato avvertito da un negozio sotto di non salire in casa e quindi si è salvato. Purtroppo, ripeto, i maschi sono stati tutti e tre assolti, ma questo non ha salvato Paolo, che è stato appunto ucciso dalle forze alleate. Poi avevano anche loro invece una storia che per fortuna non è venuta fuori in quell'occasione, perché altrimenti sarebbero tutti fucilati, perché loro avevano passato le linee. Avevano passato le linee subito dopo l'occupazione tedesca, subito dopo l'8 settembre, e avevano cercato di arruolarsi per ritornare poi al fianco degli alleati, e l'unica occasione che hanno trovato è stata quella di arruolarsi con le special forces inglesi. E erano stati paracadutati pochi giorni prima dell'arresto vicino a Roma, era stato un lancio sbagliato
quindi loro nella, nella appena finito il coprifuoco sono rientrati in Roma e sono saliti in casa di Buonarroti, pensando che ci fosse il posto, in effetti c'era il posto per dormire, se non che sono finiti. Noi non abbiamo mai parlato, per fortuna, non ci è venuta nessuna tentazione, nemmeno se l'avevano chiesto, perché non ci hanno pensato neanche loro. A parte Paolo Buffa era uno studente di medicina e l'altro era poi invece un ex militare che si era allontanato, ma non è venuta fuori la storia del militare, la storia dei maschi non interessava di fronte alla cosa principale, all'arresto principale che avevano in mano con una denuncia esplicita. E così è stato. E dunque, sono tornata dopo, siamo rientrati più o meno il 2 giugno, siamo riusciti ad arrivare, perché Paolo Buffa aveva ripreso i contatti con la Special Forces e allora gli avevano dato una jeep. Non sapevano dove lui, non sapevano dove noi fossimo. C'era una lettera mia dal carcere tedesco che diceva che eravamo lo Strauss di Aisha. E lui allora, prima di venire alla passata dei miei genitori, gli avevano dato questo indirizzo e ha fatto tutto il percorso che abbiamo fatto noi alla fine della, cioè è arrivata al carcere, le sorveglianti gli hanno detto che noi eravamo andati via. Per fortuna a un certo punto è intervenuta l'UNRWA, che era una, adesso c'è ancora, e la United States per le persone sbandate, perché era piena l'Europa di gente fuori posto, insomma, che non sapeva dove andare, e ci avevano indirizzato presso una caserma dove c'erano i militari italiani, prigionieri di guerra che poi sì, poi li hanno trattati come hanno voluto, no? E questi prigionieri italiani, purtroppo, quando siamo arrivati noi 10 donne sul camion che ci trasportava, non ci hanno nemmeno quasi fatto scendere senza darci una sorta di insulto, di risata, di presa in giro, perché noi donne non eravamo state a casa a fare la calza, invece era un posto politico. E ci hanno detto: qui non c'è posto, c'è posto soltanto nelle scuderie dove c'era la paglia per terra. Noi venivamo da una prigione, quindi noi abbiamo detto, non, abbiamo saputo prima che c'era l'infermeria, abbiamo detto noi andiamo in infermeria. E abbiamo occupato l'infermeria perché c'erano giusto 10 letti. Dopo una settimana, questo fa parte del ritorno, del clima che c'era fra italiani. Dopo 10 giorni circa, è venuto su un medico militare, o era lì già, non so, non si era visto prima, ma si è affacciato e ha detto: voi non avete niente e quindi dovete andare via. E noi abbiamo detto: ci trovate un altro posto. Allora è venuta, ecco, forse no, non era lei. E noi abbiamo detto: ci trovate un altro posto con dei letti, dicevano noi di qui non ci muoviamo. Sono tornati quelli del Mumba e ci hanno trovato il posto nella caserma dove erano stati i prigionieri francesi che erano già rientrati in Francia, perché la Francia ha avuto via libera, l'Italia non poteva entrare per liberare i suoi prigionieri in qualche modo, perché era stata alleata dei tedeschi e non era tanto accettata come alleato. E quindi c'erano questa cosa, i francesi vuota, e li aspettavamo qualcuno che venisse a prendere. Avevo pensato certo di metterci per strada, come hanno fatto tanti italiani, come racconta anche Primo Levi per lui stesso, che questo suo amico, c'erano i carretti degli italiani con la bandiera, che se tornavano in Italia così liberamente, sperando di passare la frontiera, poi non potevano neanche passare la loro. Ad ogni modo, siamo rimasti lì aspettando le sorti. A un certo momento, una sera, all'ora di cena,
mentre andavamo spesso in giro a passeggiare in Augsburg, perché questa era proprio città, rientriamo in questa casa e chi c'è? Paolo, che aveva fatto tutta la sua fila, che era andato alla prigione, poi era passato alla caserma, poi è arrivato fin lì e con una jeep, e c'era un autista, e ha detto poi partiamo per l'Italia. Aveva tantissime scatolette che ha lasciato lì, in parte abbiamo cenato e poi siamo partiti con questa jeep mai vista prima, una jeep con le cose di benzina, perché non trovavo rifornimento, come pareti laterali, perché le jeep sono aperte, no? Erano quella di guerra aperte, adesso sono diverse, messe di fianco, e siamo fermati al Brennero. Al Brennero c'erano ancora gli americani della sera prima e hanno detto: l'avete trovata? Sì, sì, sono lì. L'ho già fatto passare subito senza nessun controllo. Alle 2 di notte eravamo a Milano. Questo è stato il ritorno. Poi si è trattato, passato i primi giorni di stanchezza, avevamo la scabbia, abbiamo dovuto farcela passare, di cose così, e si è trattato di cercare un lavoro per me. Loro hanno proseguito, mia cugina e mio cugino, per Roma, perché loro erano di Roma, cioè mia cugina era di Roma, Paolo era ancora spesso al Forces e poi era studente di medicina a Roma. Si sono sposati dopo poco e io non sapevo cosa fare, però sono rimasta a Torino. Sono stata un po' di tempo, ho diretto una casa che aveva fatto il ministero della... c'è stato un ministero che per un anno, un poco più, è andato avanti, e si chiamava del Ministero della Solidarietà Nazionale, e doveva aiutare appunto chi aveva avuto delle difficoltà, bambini lasciati soli, e aveva fatto delle scuole apposta per loro e per i più grandi, che dovevano anche prendere, finire gli studi. E allora sono andata, l'ho fatto per un anno più la direttrice di questa scuola, con molta soddisfazione, devo dire. Per il resto poi è cominciato, mi sono fermata a Torino, ho trovato altro lavoro, perché lì c'è stata una brutta storia su questa casa di cura, perché cominciava la lotta politica fra il partito di sinistra, comunista e socialista, e la Democrazia Cristiana. Proprio una lotta per il potere dentro le istituzioni pubbliche, quindi per il comune, per le istituzioni di questo tipo. Insomma, è venuto un avvocato mandato da un grosso direttore politico della Democrazia Cristiana, che ha cercato in ogni modo, nella contabilità di questo, per trovare una qualche cosa che non andava, perché era perfetta questa funzionava benissimo. Abbiamo fatto, insomma, mi ha tanto spulciato che alla fine viene fuori che noi avremmo incassato delle, figuriamoci i tempi, a quel tempo, delle mazzette per comprare gli alimenti, e che era un unico negozio piccolissimo, quindi non è che vai da lì perché ti dà la mazzetta, vai da lì perché è l'unico negozio che c'era. E su quello hanno cominciato a denunciare c'era un contabile che teneva la contabilità, e poi me, perché essendo direttrice dovevo controllare, non avevo controllato, e l'infermiera, anche lei, perché teneva, secondo loro, un armadietto delle medicine non chiuso a chiave, e dentro c'era qualche pastiglietta di stricnina che veniva data a dosi giuste, allora si curava così, i bambini che facevano pipì a letto fino a 6 o 7 anni, siccome lì c'erano già bambini delle elementari, quindi erano già grandicelli.
e hanno cominciato questa storia della, naturalmente la stampa subito, gli allegri topi di Vico Canavese, me lo ricordo benissimo, questo titolo, grosse così. Dopodiché quando il giudice ha avuto tutto nelle mani, tutto quanto, ci ha assolti per non procedere, proprio senza procedere, come si chiama, la soluzione prima di imbastire un processo, per non aver commesso il fatto, anzi, allora erano tempi molto più familiari per certe cose. Mi aveva invitato a casa sua questo giudice, non al tribunale, a casa sua, mi ha detto dovremmo chiederle perfino le scuse. E in effetti avrebbero dovuto, perché io così ho perso il lavoro, perché non avevo più voglia ovviamente. Poi ci si era installato questo avvocato, ci si era installato lui come direttore. Le cose più sporche sono cominciate subito, subito. E poi la lotta politica anche, e l'indifferenza, cioè il non voler sapere, non era tanto un'indifferenza, perché naturalmente erano contenti i familiari delle persone che tornavano, ma erano anche delle raccomandazioni di non raccontare più, di non pensarci, perché poi anche loro erano stati male, cioè il freddo, la fame, i bombardamenti, eccetera. E un'Italia da ricostruire, quindi era inutile stare a pensare a queste sofferenze, e questo è durato molto. Purtroppo siamo obbligati da una coscienza civile ad andare noi nelle scuole, perché altrimenti per tante cose non si sarebbero saputi. Molto tardi si è ricominciato diciamo con la data della memoria, è cominciato però anche una coscienza distorta, perché la giornata della memoria è stata immediatamente girata su un certo tipo di deportazione, ma io non penso, non per razzismo, ma perché su quelle cose non si può discutere. Invece la deportazione politica porta a pensarci sopra, di chi erano, da dove venivano, cosa pensavano, porta a una necessità di parlare della politica, di parlare della politica che non andava più bene per il paese, perché avevano vinto in fondo i moderati cosiddetti, se vogliamo dire, e la sinistra poi ha condotto avanti, diciamo, la sua politica, facendo anche degli errori, come siamo oggi. E siamo all'oggi in cui forse c'è stato con questa, però subito è cominciato, anche quando è passata la legge, doveva esserci la parola nazifascismo, ma per farla passare così com'era, se a maggioranza, non a maggioranza ma all'unanimità, hanno dovuto mettere solo nazismo. Quindi purtroppo l'Italia è così, è delle mezze misure. Lei quando è che ha iniziato a parlare pubblicamente della sua esperienza della deportazione, della quando mi sono iscritta all'ANED? Quando? Quando mi sono iscritta all'ANED, è molto tardi, mi sono trasferita poi a Roma, e è cominciato quando c'è stata la legge sul vitalizio. La legge sul vitalizio è stata gestita presso il Ministero da un rappresentante dell'ANED, e mi ricordo che abbiamo telefonato, mi hanno detto ma lei che ha questa pratica è stata deportata, perché non... Io non ne sapevo nemmeno dell'esistenza, perché in realtà se adesso c'ha 2000 iscritti, l'ANED soprattutto nel sud o a Roma era una cosa molto piccola, insomma, dove è prosperato subito, anche il racconto forse è cominciato prima, è stato nel nord con i grandi arresti delle fabbriche, perché lì ci sono questi grossi agglomerati di persone che sono state prese, poi ancora adesso si sta scoprendo che la deportazione politica ha delle cifre che sono pari se non superiori, parlando dell'Italia, della deportazione
razziale. E poi ci saranno stati quei pochissimi testimoni di Geova, perché non c'erano proprio in Italia, non perché sono stati pochi in Germania, che c'erano molti di più, e poi anche gli zingari erano pochi, perché già Mussolini li aveva perseguitati. E allora adesso, come dire, adesso si combatte sulle cifre, che non fa piacere.